Ma arriva il fischio e via si parte, andiamo, buon divertimento con L84 Futsal Pescara. Palla sopra verso Rossetti che calcia al volo. Puzzolino alza la sfera per la corsa di Vidal. Vidal! Poi suona il pallone per Murillo. Dopo che sono passati esattamente 5 minuti, Tuli fuori per Cuzzolino. Esce dai blocchi Caruso che prova a girarsi, lo fa e calcia. Sprecato il tocco del portiere, poi palla in avanti per Rossetti che si gira. Ancora Rossetti che prova a sparare col destro, deviazione da parte di Pasetti. Cuzzolino. Iosico per vie centrali, gli porta via il pallone Bukovec che fa partire il destro e questa volta sì che trova lo specchio della porta al tramonto del primo tempo, 1-0 Pescara con Jeremy Bukovec. Pareggiare i conti in questa prima frazione, Turmen isolamento, Cuzzolino calcia ancora Montefalcone, sempre Cuzzolino, lottano i due, gli porta via il pallone Murillo, poi ruleta, Vidal è il primo ad arrivare sul pallone, Vidal, Pablo, El Conejo Vidal la pareggia per la L84 a 25 secondi dalla fine del primo tempo, non poteva non segnare Pablo Vidal, 1-1. Quasi da karateka, Rossetti si gira, calcia, Tondi e poi Pasetti allontana la minaccia, gioca il Pescara, Rossetti, Murillo, scarico per Bukovec che calcia e trova la doppietta personale, 2-1 per il Pescara con Bukovec e subito punito Luberto che è entrato a freddo dopo l'infortunio di Tondi, Murillo. Ancora in verticale, André Ferreira, suolata, Rossetti, 1-2 micidiale del Pescara che trova il massimo vantaggio nella partita con Italo Rossetti, 16 in campionato e 3-1 per il Pescara. E guadagna una buona rimessa, palla fuori per Pasetti che calcia sul secondo palo dove arriva l'appuntamento con la doppietta. Vidal, 3-2, riaccorcia ulteriormente le distanze, la L84 col suo pivot. Prova ad andarsene su Rossetti, vuole il fondo, calcia! L'avvio shock di secondo tempo, palla dentro, suolata di Cuzzolino che lascia lì il pallone però per Petrov, che può sgasare. Petrov, Luberto, arpiona il pallone Cuzzolino, le sue finte, si gira, calcia! Siqueira, controllo orientato per andarsene in banda. Chiudono 1-2 con Tuli, Siqueira, rientra, Siqueira, Montefalcone, isolamento con Rivella, poi l'imbucata, Vidal, girata, Vidal non calcia, poi il tiro di Raguso che la pareggia per la L84 sulla giocata da parte di Vidal che non ha calciato, è stato altruista, ha trovato Raguso al posto giusto nel momento giusto, 11 alla fine, 3-3. Iosico, palla dentro per Vidal, Montefalcone due volte, ancora Montefalcone a dire di no alla L84. Imbucata, Turmena ci mette il corpo, poi raccoglie Cuzzolino, possibile 3 contro 2, Cuzzolino dentro, Turmena, Turmena! Petrov dentro per Ferreira che non riesce a controllare, poi Turmena vince il rimpallo, se ne va, Turmena! Luis Turmena! Porta avanti per la prima volta in questo secondo tempo la L84, 4-3 a Brandizzo per i neroverdi, un po' di fortuna ma ci vuole anche quella, Luis Turmena, scarico Vidal, Vidal, Montefalcone blocca in due tempi, diventare l'azione offensiva, entra Coco Wellington, portiere di movimento, 2.40 dalla fine, c'è spazio per André Ferreira che vuole metterla dentro per Caruso, basta un istante di portiere di movimento al Pescara per riprenderla, 2.40 dalla fine col colpo di testa sotto porta di Caruso, 4-4. Turmena, Cuzzolino non raccoglie, André Ferreira calcia e il Pescara si porta avanti a 2 minuti dalla fine col gol di André Ferreira. Ingenuità da parte della L84 che regala il
Nuovo vantaggio al Pescara 5-4 a 123 secondi dalla fine. Timeout Paniccia. Scarico Cuzzolino per far ripartire il giro palla. Vidal di prima, Montefalcone si immola per l'ennesima volta nella sua partita, la presa sul volto il portiere del Pescara. Iosico, Turmena, Iosico. Vidal. Ultimo minuto di gioco. Turmena calcia. Montefalcone lungo, Tuli di testa. Raccoglie Turmena, finta di corpo per andarsene, lo ferma Ferreira solo per un attimo. Vidal, Vidal! Pablo! El Conejo Vidal a 50 secondi dalla fine fa 5-5 al Pala L84 e adesso si può scrivere ancora tutta la partita. Turmena, parte la corsa di Cuzzolino, prova a servirlo Turmena, regala però palla al Pescara. Petrov, 4 secondi, addormenta il pallone, un secondo alla fine, suona la sirena, luci spente al Pala L84 di Brandizzo, 5-5 tra L84 e Pescara al termine della partita tiratissima, soprattutto nel finale, uomini copertina, Vidal da una parte e Montefalcone dall'altra, finisce qui L84 Pescara. 5-5 dal Pala L84 è tutto, un saluto ed una buona serata da Enrico Coggiola.